benvenuti a tutti, benvenuti qui nella casa di tutti, nella casa del Comune di Napoli, siamo qui per una presentazione di quello che non è ovviamente un progetto, ma è semplicemente, lo dico con estrema semplicità, l'applicazione di una legge che già c'è e sulla quale oggi credo che abbiamo assoluta necessità di soffermarci e di proporre alla città un format, diciamo, che la città stessa ci ha chiesto assieme al Tribunale dei Minori. A 30 anni circa dalla promulgazione della 184, così come modificata dalla legge 149 del 2000 e dalle linee regionali di indirizzo del 2004, era d'obbligo fare una verifica sull'efficacia degli interventi e sugli esiti degli stessi. Purtroppo ho dovuto prendere atto che i dati erano sconfortanti, dal momento che l'amministrazione, nonostante abbia investito circa 1 milione di euro, di cui 300.000 in debiti fuori bilancio, non ha risposto al dettame legislativo perché tale cifra viene investita con fini esclusivamente assistenziali e devoluta per l'80% alle famiglie allargate dei minori in difficoltà, quindi agli affidi extra, invece gli affidi extrafamiliari, quelli ex legge 184, sono solo del 2%. Un'altra importante riflessione è d'obbligo ed è quella sulla qualità e sui costi degli interventi. Quando si affrontano le tematiche sociali e quindi i problemi delle persone, a mio parere diversificare gli interventi è la maniera migliore per dare risposte efficaci alle loro necessità. L'affido non può rappresentare l'unica risposta ai bisogni dei minori in difficoltà, ma può essere un'efficace soluzione perché si coniuga il concetto di cittadinanza attiva con l'abbattimento dei costi e una buona qualità dell'intervento. Noi oggi abbiamo quindi la necessità di offrire soluzioni a un welfare sempre più in difficoltà, quindi a una povertà sempre più emergente, a un disagio sempre più evidente con poche risorse. Quindi partiamo da questi due punti di vista. Un bambino in difficoltà sicuramente troverà più beneficio se viene accudito da una mamma e da un papà affidatari e trova dei fratelli acquisiti con i quali relazionarsi e se tale soluzione rappresenta anche un risparmio notevole per la collettività. Allora, perché non affrontare la sfida? Sfida difficile perché vi rendete conto che richiede tanti ingredienti, ma noi siamo qui tutti armati di grande buona volontà per poter affrontare questa sfida. Tante consigliere comunali e di municipalità mi hanno contattato perché si facesse qualcosa sulla tematica e anche il presidente del Tribunale per i Minori di Napoli ha manifestato la medesima esigenza. Ho allora ricercato un modello al quale riferirmi e quello più efficace mi è sembrato quello del Comune di Torino, che da anni lavora sull'affido ed ha sperimentato progetti di affido diversificato, abbattendo moltissimo i costi degli affidi a comunità, un dato su tutti. Il Comune di Torino non ha più bambini da 0 a 3 anni in casa e famiglia. Mi sembra una vittoria sia per i bambini che per l'amministrazione comunale di Torino, che da anni sta perseguendo queste politiche familiari ed oggi i frutti sono evidenti. Basta guardare il loro sito sull'affido per rendersene conto. La mia idea è semplice, ma pare che le cose semplici siano sempre le più difficili a farsi. Quindi creare un forum di famiglie affidatarie. E questo spot che vedrete fra poco è il primo step, quindi grande campagna di informazione, grande campagna di sensibilizzazione per le famiglie che si vogliono proporre e che da tempo cercano un interlocutore per proporsi e poi operare una selezione rispetto alle motivazioni. È evidente che all'interno di questo di questo forum, di questo grande contenitore dove accoglieremo le famiglie che hanno mostrato la loro disponibilità
ad adottare, ci stanno delle motivazioni diverse, ci stanno famiglie che intendono semplicemente avere per poche ore al giorno un bambino in affido, ci stanno famiglie che invece hanno un altro tipo di necessità e quindi è evidente che sono importanti le motivazioni. Quindi favoriremo quindi l'impegno dei cittadini napoletani, i quali risponderanno numerosi, e poi quindi una volta operata questa motivazione, alla fine noi ci relazioneremo quindi con i nostri servizi sociali, con il Tribunale dei Minori, e cercheremo di dare a ogni bambino la famiglia più idonea, sia al bambino che alle esigenze della famiglia stessa. Ovviamente riteniamo che accanto a questo grande forum delle famiglie affidatarie è necessario che ci sia, siano messe in relazione, che le famiglie affidatarie siano in assoluta relazione con le famiglie in difficoltà. Quindi potremmo riassumere questo nostro pensiero in una famiglia che adotta un'altra famiglia, dove al centro c'è un bambino in difficoltà che deve essere, questo è il principio, deve essere nei modi e nelle forme migliori restituito poi alla sua famiglia di origine. Quindi nessun tipo di deportazione, nessun tipo di straccio, ma una sintonia tra una famiglia disponibile a dare una mano e una famiglia che in quel momento si trova in difficoltà. Intendiamo muoverci quindi nel rispetto assoluto del centro del nostro intervento, e l'obiettivo, il bersaglio del nostro intervento è sicuramente il benessere psicofisico del bambino, cercando di creare quelle condizioni anche di interrelazione tra le famiglie. Noi crediamo molto in questo progetto, sappiamo che è una sfida difficile, però sappiamo quanta esigenza c'è da parte dei cittadini napoletani, quanta volontà e quanta voglia di dare affetto e solidarietà. No, abbiamo il grave problema dei bambini lasciati nelle nostre neonatologie, perché la legge lo consente, quindi figli di extracomunitari, ma non solo. E oggi i giudici tutelari si trovano nell'assoluta difficoltà. Abbiamo una sola soluzione oggi, che è l'istituzionalizzazione. Noi invece pensiamo che quel bambino da 0 giorni o 1 giorno, 10 giorni può trovare un seno caldo che lo accolga. Nella nostra città questo è possibile, noi ci vogliamo provare. Passo la parola all'avvocato Copertino, che mi ha espresso sempre una grande sensibilità e mi ha dato una mano l'ha elaborato proprio lui lo spot che prenderete. Io le ringrazio. Tu giustamente parlavi di sfida, una sfida che noi di Rottimo Italia abbiamo subito accolto, anche per le esperienze personali come tu conosci sicuramente. La nostra idea era quella di accettare questa sfida in una materia così complicata, così particolare e così delicata, e abbiamo subito sposato questo intento divulgativo da parte del Comune e l'abbiamo trasformato in uno spot. Prima di spiegare nel dettaglio, molto velocemente, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, li vorrei fare subito perché giustamente tu dici autore, ma vorrei ringraziare prima di tutto Daniela Piccirillo, che è mia moglie, tra parentesi, la quale ha scritto il testo di questo spot, ringraziare Massimo Pelliccia che ha ideato la musica, ma soprattutto Riccardo Polizzi Carbonelli che ha prestato gentilmente il suo volto e la sua voce calda, la sua bellissima voce per questo spot. Beh, abbiamo sposato l'intento divulgativo sicuramente e abbiamo suddiviso lo spot in due parti, suddivise in 30 secondi. La prima, in cui la voce narrante di Riccardo descrive la voce di un bambino, anzi interpreta la voce di un bambino che chiede aiuto al mondo degli adulti. Abbiamo parlato appunto, lo spot si chiama Mi affido a te, abbiamo giocato tra virgolette su questo, sulla parola sull'affido familiare, appunto dando nel testo il significato immediato e diretto, un bambino che si affida al mondo degli adulti per vivere la sua età e appunto per recuperare quella serenità che ahimè ha perso in quegli ambienti familiari oramai compromessi. La seconda parte, ci affidiamo al volto di Riccardo, in cui parente Riccardo illustra più nel dettaglio quello che una famiglia affidataria dovrebbe appunto
porre in essere per poter al meglio supportare un minore naturalmente in difficoltà. Questo spot che andremo a sicuramente vedere immediatamente dopo il mio intervento è uno spot che è il preludio di un'ulteriore attività che sicuramente andremo a porre in essere e per la quale sicuramente opereremo sul territorio. Noi siamo una TV che opera sulla strada, Rutti TV Italia, e nei prossimi due mesi, ad agosto e settembre, saremo sul lungomare e cercheremo di raccogliere questa redazione che noi porremo sul lungomare, oramai liberato, devo dire, con grande soddisfazione, perché è un lungomare fantastico, in cui cercheremo di interagire con le persone e di interagire anche in questo che questo spot e questa campagna, che non si fermerà a questo singolo spot, ma sicuramente avrà una successione e un'evoluzione per rendere ancora più chiaro il messaggio e per rendere ancora più chiara quelle che sono i prodomi della legge, quelle che sono appunto quello che l'assessore appunto ha descritto nella descrizione appunto, chiedo scusa per questo gioco di parole, della normativa, e quindi cercare di rendere ancora più comprensibile, cercare di rendere il messaggio da parte del comune chiaro, quindi i bambini che si affidano completamente per eliminare tutte quelle problematiche, quei bambini che trovano nella nuova famiglia sicuramente un recupero per quanto riguarda tutte le problematiche e che certamente con l'aiuto del Comune potremo portare avanti questa campagna per poter meglio e ancora maggiormente supportare i minori. Vi ringrazio naturalmente e penso che sia venuto il momento di lanciare lo spot ideato da noi. Io mi affido a te per andare a scuola, per continuare a giocare e a vivere la mia età. Io mi affido a te per fare sogni d'oro, per ridere, per godere di piccoli piaceri. Io mi affido a te per ritrovare il calore di un abbraccio, di un bacio. Io mi affido a te per aiutare me e la mia famiglia a ritrovare l'equilibrio perduto insieme. Io mi affido a te. L'affido vuol dire accogliere a casa un minore con una situazione familiare disastrata. La famiglia affidataria è una risorsa per il minore, ma anche per la famiglia d'origine, per la sua presenza, la sua serenità e il suo amore. L'affido permette al bambino di ricucire le ferite in una casa vera e ai suoi genitori di ritrovare il giusto equilibrio. L'affido punta a concludersi con un ritorno a casa in un contesto risanato. L'affido è un atto d'amore assoluto. Mi affido a te. Io mi affido a te per andare a scuola. È bello che non mi sicuramente. Passo la parola a Riccardo. Beh, io veramente poco, sono onorato di questa opportunità che ho avuto, ho conosciuto le persone straordinarie e sono a fianco a loro e continueremo insieme questo progetto, ovviamente nello spirito che lo ha contraddistinto fino ad ora, che è della sintonia, della collaborazione e anche del sostegno, della ricerca e della continuazione del sostegno da parte di tutti. Questo lo presento ovviamente al bambino. Grazie. Dunque, ringraziamo ovviamente Riccardo Polizzi, ringraziamo Rode TV perché ci stanno dando una mano forte nel primo step del nostro progetto, del nostro lavoro, che è appunto la sensibilizzazione. E questa sensibilità che hanno espresso e che generosamente hanno offerto viene da loro storie personali, quindi per noi ha un valore assolutamente importante, perché è evidente che stiamo parlando ad una sfera che è quella dell'anima e quella dei sentimenti, e quando si parla di bambini sono queste le corde che bisogna mettere in movimento. Quindi grazie a entrambi, grazie.